Ma sai, Simone, noi viviamo quello che dice la Madonna. Abbiamo una grande, grande responsabilità. Come possiamo dire che crediamo nel Medjugorje se non vediamo quello che dice? Non è vero. E diventiamo un scandalo. Scandalo pericoloso per altri. Ma si può credere nel Medjugorje? Non fare digiuno mercoledì e venerdì? Non devi. Tutti e quattro rosari, ma non devi. Confessarti ogni mese? Ma sai, non devi. Mettere messa nel primo posto nella tua vita, più importante della tua vita? Cambiare la tua vita dopo la messa? Sai, vai comunque. Non confessarsi, non leggere la Bibbia, prima cosa la mattina, vivere tutto il giorno. Se non facciamo un minimo questo, abbiamo tanta attenzione di non dire che crediamo in Medjugorje, perché non è vero. Non è vero. Come Gesù ha detto, avete avuto gioia di scaldarvi sul calore e la luce di Giovanni, ma niente è entrato nel nostro cuore. Veniamo qui per una cosa? Per un sentimento, per un'emozione. Cosa serve? Nulla. È pericoloso per la nostra anima. Pericoloso per la nostra anima. Pregate per noi che possiamo essere veri testimoni di questo digiuno, di una settimana digiuno, preghiera e silenzio. Era chiaro che noi dobbiamo cambiare la nostra vita e fare tutto col cuore, non soltanto di farlo, ma col cuore. Grazie Orlando. Grazie Orlando. Orlando! Ci siamo tutti. Come mai che sei arrivato? Ma sai cosa dice la Madonna? Ogni tanto dopo 41 anni, 7 mesi, quasi 20 anni, 20 giorni, 15.000 volte. Cosa dice? Cosa abbiamo fatto noi tutti? Abbiamo ascoltato? E dice pregate. Nella verità, dai, ricordiamo la verità. Abbiamo ascoltato, abbiamo fatto tutto ciò che chiede? No. Fino al sangue? Fino a versare sangue, fino lottando con me stesso che non, ma non ti permetto di mangiare niente anche se muori. Muori, muori. Non ti permetto corpo. Bocca, fermati. Sono io che comando te, non tu me. Dopo tutto ciò che non abbiamo fatto, ho fatto male. Cosa dice la Madonna? Figlioli miei, angeli miei, vi amo tutti, vi amo come siete, vi amo con amore incommensurabile e io vi supplico, io vi prego, io vi imploro, aiutatemi ad aiutarvi. Dio non può salvare il mondo senza di voi, ci ha detto che è in pericolo il genere umano. Sì. Satana vuole distruggere il mondo, digiuno oggi, no, troppo difficile. Tutti quattro rosari è troppo difficile, cosa, guarda in cielo, guarda internet. Genere umano è in pericolo, il mondo intero è in pericolo, terra intera è in pericolo. Cosa significa questo per me? Ma niente veramente, sai. Non farò una pietra. Ecco il mio piatto, questo è più importante per me con tutta l'umanità, è tu Dio, è tu mamma Madonna. Ecco il mio Dio, ecco il mio Dio. Prendo il mio Dio e tutti i rangi e dirò a tutti che credo in Medjugorje. La famiglia è in pericolo, la famiglia. Cosa abbiamo fatto noi per famiglia? Cosa abbiamo fatto noi? Piange. E poi non cambia niente. Se non facciamo quello che dice non posso aiutarvi. Certo. Non posso aiutarvi. Cosa abbiamo fatto che la famiglia non è in pericolo? Cosa abbiamo fatto? Cosa ho fatto io? Niente. Veramente niente. Con tutto ciò che ho fatto, niente. Hai fatto pregato rosario tutti quattro? Sì. Con il cuore? Hai fatto il giuno mercoledì? Sì. Col cuore? Andato a messa con tutto il cuore? Tutto il cuore? Attenti. Se questo pellegrinaggio non è un seveglia vera, meglio non tornare mai a Medjugorje. Perché non crediamo. Sì.
meglio non tornare mai. Per noi anche non vivere qua. Come si fa ad aprire il cuore allora? Come si fa quando il cuore è duro? Iniziamo a vivere questo che dobbiamo vivere. Oggi è digiuno. Cuore duro, morbido, non mangio. Non mangio. Tu non sei mio Dio. Pregare rosario, non mi sento, ma lo faccio comunque. Lo prego. Leggi la Bibbia, non mi sento, ma lo faccio comunque. 5 sassi. Piano, piano.